con Enrico Maria Artale per presentare il suo film El Paraíso al cinema da giovedì 6 giugno 2024. Ben trovato. Ciao, buongiorno a tutti. Cosa hai raccontato? Ho raccontato la storia d'amore tra una madre e figlio, un amore pieno di vita, simbiotico, però anche opprimente, molto contraddittorio, che entra in crisi, come spesso accade in tutte le grandi storie d'amore, con l'arrivo di un terzo elemento, una ragazza, una mula della cocaina, perché questa storia si svolge tra l'Italia e la Colombia, sullo sfondo un po' di un narcotraffico, un po' spicciolo, diciamo, lavoriamoci bene, tra i due paesi, e l'arrivo appunto di questo straniero, che poi del tutto straniero non è, perché i nostri personaggi sono un po' colombiani, la madre di Julio César è colombiana, lui è chiaramente di seconda generazione, e insomma in questo mondo dove le identità si mescolano c'è una storia di emancipazione. Come nasce tutto? Principalmente da un'amicizia, l'amicizia tra me e Edoardo Pesce, che ci conosciamo da tanti anni, ci siamo incontrati sul mio primo film, e lì insomma in una delle nostre lunghe conversazioni, condividendo passioni per la musica, per il cinema, viene fuori una suggestione che mi tocca profondamente, perché insomma io avevo voglia, dopo un documentario dedicato un po' alla figura paterna, avevo voglia di raccontare, approfondire il rapporto complesso che ho con mia madre, che avevo avuto soprattutto in adolescenza, e il nostro personaggio ha 40 anni ma è un po' ancora un adolescente, insomma qualcuno che deve compiere tutta un'evoluzione sul piano sentimentale. Quindi da lì per anni e anni io continuo a scrivere, gli faccio leggere le cose, ovviamente è un ruolo che penso sempre per lui, non solo perché la suggestione partiva da lui ma anche perché non mi sembrava l'unico attore che potesse portare una presenza così forte e carismatica ma al tempo stesso estremamente fragile, sensibile, tenero, e poi erano delle corde che non siamo abituati a vedere nei ruoli che ha interpretato Edoardo al cinema e che invece gli appartengono profondamente. Su quali elementi hai voluto puntare in questa storia sentimentale? Io mi diverto a giocare un po' con la realtà, a creare un cortocircuito tra la realtà e la fantasia, partendo da un realismo delle emozioni, una credibilità delle emozioni che deve essere per me assoluta, quasi documentaristica nel modo di esplorare le scene. Però poi al tempo stesso vorrei che lo spettatore, se si fermasse un attimo ad analizzare il film, si accorgerebbe che c'è molto poco che combacia con la realtà, c'è molta fantasia dentro, c'è questo universo sudamericano fatto di abiti, di musica, di cibo che permea la vita di questi personaggi e costruisce un po' questa fantasmagoria all'interno della quale loro due vivono una relazione così esclusiva, madre e figlio, parlano persino una lingua, questa specie di mescolanza tra romano e spagnolo che possono comprendere fino in fondo solo loro, perché poi sai, certe parole si somigliano molto, odiame, mi madre, ecco, queste sono espressioni per esempio che sono identiche nelle due lingue e sarebbero diverse in italiano. Ecco, io volevo giocare con tutto questo, ma non per il semplice piacere della messa in scena, ma perché credevo che fosse importante in questa storia costruire un universo così fantasioso attorno ai due personaggi. Com'è stato il lavoro con attori ed attrici? Con Edoardo appunto c'era un'amicizia, c'era già un rapporto. Con Margarita è stata una scoperta. Io ho scritto per anni pensando a questa attrice senza conoscerla, perché anche lei mi sembrava un po' l'unica che potesse interpretare questo personaggio. Lei è una superstar in Colombia, però in Europa non è così conosciuta, soprattutto in Italia. Però è stata anche una scommessa, perché appunto non ci eravamo praticamente mai incontrati, non le ho fatto dei veri provini, ma abbiamo lavorato molto sul corpo, abbiamo lavorato molto sul linguaggio del ballo, ad esempio, e ho trovato una persona non solo di un'intelligenza incredibile, ma proprio con la quale abbiamo stabilito una complicità immediata. E poi è stato così anche con l'altra attrice colombiana, Maria del Rosario, con Gabriel Montesi, che avevo nel frattempo conosciuto su Romulus. Come vedi, tutto il lavoro con gli attori è fortemente condizionato dal fatto che queste persone sono entrate nella mia vita e che io le conosco come persone prima che come attori. E da ultimo, il fatto di essere stato io l'operatore di macchina del film, avendolo girato quasi sempre macchina a mano, sempre molto addosso a questi personaggi in mezzo alla scena, è come se mi ha fatto vivere a me le stesse emozioni che loro stavano provando, mi ha fatto registrare i loro rumori non solo attraverso l'obiettivo insomma della macchina da presa, ma anche proprio attraverso il corpo, gli odori, i sudori, c'è qualcosa di molto fisico e tangibile che io condividevo con loro in quegli istanti. Che distribuzione sarà?
da quel che vedo, intelligente, coraggiosa. I Wonder mi sembra stia facendo un lavoro importante come quantità di sale, come scelta delle sale, soprattutto come tour. Noi accompagneremo il film in 30 città diverse, per ora sono quelle confermate, ma so che ce ne saranno altre. Ogni giorno siamo in un posto diverso, ho iniziato io, adesso saremo insieme con Edoardo e Margherita, poi continuerò da solo, Edoardo mi raggiungerà nuovamente in Sicilia. Insomma, mi pare un lavoro fatto con convinzione per accompagnare questo film che dentro ha così tanto elemento umano e che quindi ha bisogno poi anche dell'elemento umano per vivere. Finora tutti gli incontri con il pubblico che abbiamo fatto sono stati molto interessanti. Io spero che è un film che esce con dei premi a Venezia, ma che potrà incontrare il pubblico in modo ampio, senza troppi intellettualismi, anche chi non necessariamente è attratto dal cinema d'autore. Quindi è sicuramente una scommessa. Il film El Paraíso al cinema da giovedì 6 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Enrico Maria Artale. A presto! Grazie, grazie mille a voi e buona visione.